E poi non dimentica mai di rivolgere un pensiero agli ultimi, defibrillando in tutti i sensi le istituzioni. Manifesta le sue idee senza mai sottrarsi al confronto e il suo numero di telefono è H24 a disposizione di tutti. Per questo spezziamo il lieve di conferirle il premio Città della Musica e a premiarla il sindaco Cagnato. Questa bellissima Silvia. Naturalmente è una serata meravigliosa, quindi come diceva sindaco, il suono illuminato, il suono cieco dei nostri tenori, la luna piena, questa sera ci illumina una serata. Allora, abbiamo un gelato per l'arcivescovo che solo voleva dire due parole. Allora, il sindaco premia il arcivescovo metropolita di Lecce. Michele Seccia. Io una cosa proprio veloce mi scuseranno perché so che stiamo facendo tardi, innanzitutto sono orgoglioso di essere sindaco di Pensano, tanta eccellenza. Certo, molto veramente, vabbè, poi vi sorprenderete voi. Io farete una piccola cosa, io stavo proprio qui quando ho letto la sua nota, quel messaggio curale che ho ricevuto all'indomani della mia elezione, caro Bruno, cara Erika. La mia amministrazione si è nata sotto una buona stella, perché quella nota era così densa di significato. Io l'ho letta qui in piazza, per cui abbiamo festeggiato. Praticamente Sua Eccellenza diceva di essere primo cittadino in tutti i sensi, innanzitutto nel testimoniare i valori del dialogo, dell'accoglienza e della solidarietà. E poi mi raccomandava di essere prudente nel governare. Poi mi diceva coraggioso da andare avanti e soprattutto di essere tenero con i bisognosi e con i più deboli. E poi, perché è nata sotto la stella, quella nota che aveva una grande benedizione sottoscritto alla mia famiglia e a tutta la comunità di Spinzano. E da allora, tra Sua Eccellenza e la comunità di Spinzano, è nato un rapporto molto, ma molto forte. Ecco perché Eccellenza, la comunità di Spinzano, attraverso l'amministrazione comunale, le vuole dire grazie per il suo servizio episcopale svolto con passione, amore, intensità e tanta fatica. Ci siamo anche questa sera, sappiamo che è una fatica stare sino a quest'ora per lei, consideriamo il tutto un dono del Signore e quindi stasera le vogliamo pubblicamente rinnovare i nostri sentimenti di stima e di affetto. Grazie Eccellenza.